Il servizio di call center dell'azienda di trasporto pubblico Tua sarà spostato dall'Aquila a Pescara ed esplode la protesta. A sollevare il problema è Domenico Fontana, segretario generale Filt CGL L'Aquila Teramo, che denuncia l'ennesima espoliazione ai danni delle aree interne della provincia dell'Aquila. Sino a giugno scorso l'azienda di trasporto aveva all'Aquila un call center dedicato a rendere informazioni all'utenza. Il servizio, spiega Fontana, veniva reso dai dipendenti di sistema, la società controllata di tua. Dopo la procedura di liquidazione dell'azienda però il servizio è stato esternalizzato e i dipendenti reimpiegati da tua nel servizio di bigliettazione, salvando in questo modo i livelli occupazionali. Ora però siamo costretti a denunciare l'ennesimo scempio, spiega Fontana. L'azienda ha infatti ha annunciato la reinternalizzazione del servizio, ma nella più comoda Pescara. Dura anche la presa di posizione del sindaco dell'Aquila Piero Biondi. Io ho detto che questo è un, continuo, è un atto ostile nei confronti delle aree interne e tale lo ritengo, soprattutto in considerazione del fatto che il Consiglio di amministrazione che ha adottato quest'atto era presieduto da una persona sulla cui legittimità gravano delle, eh, delle ombre. Io credo che le aziende regionali debbano confrontarsi con i territori e debbano confrontarsi con chi quei territori rappresentano, a partire dai sindaci e devono iniziare a capire che c'è un capoluogo di regione. Che per storia, per tradizione e per norma, per legge, è il capoluogo di regione. Con il capoluogo di regione bisogna fare i conti sempre. Sulla vicenda interviene anche l'azienda di trasporto pubblico TUA che in una nota ufficiale precisa l'internalizzazione del call center di TUA è il tassello che completa il piano di acquisizione dei servizi già svolti dalla società Sistema SRL posta in liquidazione. A partire da luglio 2017, Tua ha internalizzato la distribuzione e la vendita, affidando temporaneamente il call center a un fornitore esterno di Avezzano, in attesa che si realizzassero le condizioni per perfezionare l'operazione. Entro la fine del mese, precisa Tua, grazie alla realizzazione della sala unica operativa di Pescara, l'attività sarà assicurata da personale di Tua riqualificato.